Ciao, oggi video tag. Non ho fatto un tag di una vita, ho l'impressione. Perché in genere non faccio neanche collaborazioni, giusto perché mi sento un po' stressata dal fatto di avere un giorno in quale magari metterò online il mio video. Sto facendo i video quando ho tempo, sto facendo i video quando sento il bisogno di fare il video, sto facendo i video quando mi sento preparata di farli. Oggi un video che ho visto sul canale della mia amica Manu. E fidatevi, vi lascerò nell'info box il link del suo video in quale dice quali sono le sue 10 cose che lo rendono felice, perché di questo si parla in questo tag, le 10 cose che mi rendono felice. È un tag ideato da Sorrisi Azzurri. Io non lo so chi è Sorrisi Azzurri, mi dispiace, ma comunque mi sentivo da dire che è stata sua l'idea. Io mi avevo notato 10 idee, ma per essere sincera, sono più di 10 cose che mi rendono felice. Quello che significa che sono una persona positiva, anche se non sembro. Chi vive vicino a me mi dirà o dirà che sono la più negativista persona che esiste al mondo, che sono la più stressata persona, la più nervosa. Sono quella persona che vuole le cose in modo perfetto e così è. Ma allo stesso tempo trovo in ogni cosa che incontro nella mia vita un'opportunità di essere serena e felice e mi arrampico di ogni piccolo momento per sorridere. Allora, diciamo che la prima cosa che mi fa felice, ragazzi, la mattina. Sono una persona che si sveglia a prima di mattina, che l'inizio è il star bene. Inizia ancora dal mattina, si vede dal mattina, in Romania è una cosa che dice che chi si sveglia prima di mattina arriva lontano, a modo che se ti svegli un po' prima dal solito avrai tempo di fare le tue cose, le cose che tu hai pensato di fare con tranquillità. Perché io dico 24 ore per me non sono abbastanza per fare le cose come li penso, come li voglio, come li sto desiderando, anche se in ultimo tempo mi sono lasciato un po' andare di come vuole la vita. Sono una persona che è perfezionista, vuole fare le cose in modo bene, vuole fare le cose al tempo giusto, vuole aver tempo di fare le cose. Un'altra cosa che mi fa felice è il sole. Pure mi ricordo, pure mia amica Manu diceva sta cosa e lo dico pure io sono un po' di come il tempo. Lo so, forse non sembra un carattere molto, ma il sole mi rende felice, mi dà un stato di anima positivo. Il momento in cui vedo che fuori piove o è nuvoloso, sono pure io girata di palle e nessuno si trova bene con me in quel giorno, perché io personalmente non ne ho voglia di fare niente e tutti quelli che entrano in contatto con me arriveranno in punto che si ripentano. Sono una persona che ama il sole e il mio star bene uguale sole e come luce, luminosità, e questo è molto importante per me. La terza cosa che mi fa felice è
l'idea di essere mamma, moglie, di avere una famiglia, di avere una casa, di avere radice, di avere la tranquillità, di avere equilibrio. Questa è una delle cose che mi rende felice. Non ne ho molte di queste cose perché alla fine non sono sposata, pure se convivo, non sono sposata. Mio figlio è una delle persone che mi rende felice. E se magari vi aspettate che in questo video vi dirò che il mio compagno mi rende felice, vi sbagliate, perché è l'unico uomo che mi rende felice in questo mondo, è mio figlio, il mio compagno mi rende, come dire, non voglio essere... Il mio compagno è la tranquillità del momento. Non siamo sposati, non abbiamo bambini insieme, non abbiamo una casa insieme perché questa non è la casa nostra, è la casa dei suoi genitori. Diciamo che abbiamo progetti per futuro, ma non è niente di che, io ho bisogno di più di questo, io ho bisogno delle radici che si mettono al fondo della terra e rimangono lì, quelle radici come dire, si idratano dell'equilibrio e dei momenti felici o meno felici, ma che rimangono nel tempo aggrappati dal essere insieme ed essere una famiglia. Forse sembrano parole, ma non sono solo parole. La mia idea è un'idea molto, molto fissa. Io che sono già passata di un divorzio sono un po' più esigente, diciamo, ho più aspettative da una nuova relazione, da un nuovo rapporto e non sogno più con gli occhi aperti perché sul serio, queste cose sono, come dire, possono cambiare da un giorno all'altro, dal momento all'altro, e insomma io non fido più in un uomo, in un rapporto, in vivere per sempre fino a quando la morte ci separa. Passiamo a un'altra cosa che mi rende felice e parlo del caffè. A prima di mattina io non faccio colazione, ma mi prendo una tazzina di caffè che mi fa vivere. Poi un'altra cosa che mi fa felice è la pizza. Amavo la pizza prima di venire in Italia, amo la pizza ancora tanto, ma più della pizza devo dire, ragazze, le patate mi rendono felice. Quando si parla del cibo, io sono molto difficile, devo dire, per trovare a cucinare una cosa che piace pure a me, devo cucinare qualcosa come piatto principale, qualcosa che contiene le patate, patatine fritte, patate al forno, qualcosa che contiene patate. In Romania mangiavo tante patate, patate che mia nonna le faceva sulle sue terre. Insomma, mi piacciono le patate, le mangerei sempre, comunque, in qualsiasi momento del giorno, della notte, le patate. Poi un'altra cosa che mi rende felice, ragazze, la birra, la Coca-Cola, sono cattiva? Chi si aspetta che io sono sa una santa? Non sono una santa, amo la birra, in estate, in inverno, a me non importa, importa che quando bevo la birra mi ricorda Romania e non lo so, la birra lo bevevo, mi ricordo quando ero piccolina, mi ricordo che mio nonno con
con i miei zii lo bevevano in estate fresca, mio nonno metteva un po' di sale sopra la bocca della bottiglia e dicevo la birra fresca con un po' di sale sopra è la migliore possibile. La birra è una delle cose che mi rende felice. Poi la casa di mia nonna mi rende felice perché sono cresciuta lì, è la prima cosa che mi ricordo da quando ero piccola, la sua casa, i miei nonni, le piante, i fiori da giardino, i piccoli alberi, insomma, quella è una cosa che mi rende felice. Poi i ricordi mi rendono felice, i ricordi di ogni momento, i ricordi della mia vita di prima, i ricordi, i piccoli attimi che sono riuscita a memorare nella mia testa e nel mio cuore. Questa è una cosa che mi rende felice, mi fa vivere, mi fa andare avanti perché ogni oggi, ogni questo momento sarà un ricordo che io avrò in un prossimo futuro. Romania mi rende felice. Forse non avevo mai pensato che arriverò a dire questo, ma Romania, la lingua rumena mi rende felice, i rumeni mi rendono felice, le tradizioni mi rendono felice, tutto quello che è Romania, con le sue cose belle o meno belle, mi rende felice perché posso passare qua tutta la mia vita. Il mio pensiero più sincero, più profondo sarà sempre lì. Sono arrivata al punto in quale dico che comprare trucchi mi rende felice. Sono una appassionato è poco detto, ossessa degli acquisti dei trucchi, non lo so se è troppo, ma è l'idea che rende la realtà, perché non mi posso trattenere di non comprare trucchi, il fatto che forse non ne ho lavoro è rarissimo, riesco a avere qualche soldino messo da parte per riuscire a comprarmi una cosa. Se avrei lavoro, se avrei un stipendio, insomma, non volete pensare sul serio, non volete pensare. Io penso che no, forse è meglio di non pensare che sarei capace a fare con quei soldi. Ah, il silenzio mi rende felice. Forse neanche questo pensavo qualche anno fa che lo direi. Io ho sempre pensato che Dio mi ha dato il mio figlio per non essere più sola, per non sentirmi più sola, per avere qualcuno che mi sarebbe stato accanto. E la mia vita avrebbe cambiato, sì, la mia vita ha cambiato tanto, ma ho l'impressione che la mia vita è una telenovela. Il momento quale rimango da sola a casa, questo parlo pure degli anni della mia infanzia. Gli anni quando ero a casa di mia nonna, gli anni quando ero a casa di mio padre, gli anni in quale io ero sposata con mio ex marito, mi rendo conto che i momenti più sinceri della mia vita sono stati i momenti quando sono stata da sola con me stessa. È un richiamo alle mie origini. Io ho una personalità molto complicata e ho bisogno di silenzio per riuscire a mettere i miei pensieri a posto. Ultima cosa che dirò del mio lungo come dire, della mia lunga lista delle cose che mi rendono felice, i regali.
I regali sono una delle cose più importanti nella mia vita. I regali, diciamo, mi piace ricevere regali, ma allo stesso tempo mi piace fare regali perché sono una persona che sono molto dedicata ad altre persone. Non tanto mi importa di me, ma mi importa di far sorridere le persone. Mi piace molto quando io, per esempio, sento che qualcuno ce l'ha bisogno di qualcosa e vado, compro e li regalo. Lo facevo prima, adesso diciamo che non ce l'ho, non conosco più così tante persone di riuscire a fare questa cosa, ma mi piace regalare. Non dimenticate, mi piace ricevere comunque dei regali e qualsiasi stronzata che ricevo è gradita. Allora, io con la mia lista dei momenti che mi rendono felice o delle cose che mi rendono felice ho finito. Al mio turno io devo taggare una persona e quella persona è Kiruna Cosmetics Land. Il canale che la mia amica Lucia ha aperto di poco, al momento ce l'ho un solo video disponibile sul suo canale, ma ragazze, vi consiglio di andare a vedere magari quel video e aiutamolo a crescere perché è una ragazza con un carattere molto, molto bello che per sicuro renderà le vostre giornate molto più belle perché è una persona molto serena, è una persona molto aperta, che è molto brava con il make-up, è molto brava a recensire i prodotti. Insomma, speriamo che lei accetta di fare questo tag. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao!